Ben ritrovatissimi su un Pokémon Mare o Merda 2 da un po' di tutto, il Nigritz e Piacenza, provincia di qualcosa, provincia di Nido del Cuculo. E comunque, come promesso, ho allenato Wartortle, che sì, Wartortle, gioco di parole da prendersi a schiaffi, che però si è rivelato fortissimo. Cioè, non gli serve neanche molta esperienza. Ha molto attacco, abbastanza difesa e tanta vita, e quindi io lo porterò avanti, punto e basta. Se non sbaglio, dobbiamo andare nella nave del. Sì, sulla. Vabbè, fin qua ci siamo, ti do il benvenuto, eh. Scusa il biglietto. Gastano. Stranamente, niente battute. Wow. E questo qui? Benvenuto a bordo, abbia una discreta giornata. Discreta. E tu che fai qua? Tu e la tua squadra avete l'aspetto stanco. In effetti non mi sento tanto bene, forse ho la febbre. Volete fare un riposino? Veloce, veloce, veloce. Vedo che tu siete in piena forma, fuori dalle scatole. E tu? E sui camerieri? Sarò molto lieto. Vorrei un assegno da 500.000 euro. Mi dispiace, ma non è nell'listino del bar. Non fate promesse che non potete mantenere. Vi darò un giudizio negativo su TripAdvisor. Beh, non fa una piega. Veramente. Questo? Vado con la mia strada da solo. I miei unici amici. Fine. Pensavo ci fossero battutine di Gastano. Ramna, che non potrà gestire un Mr. Hank incazzato e pieno di merda. Letteralmente. E invece un altro. Copia e incolla, sputata. Stesso livello. No. Hai sconfitto, eh? Okay. Vabbè. Vediamo cosa mi dice ora. Tratto bene a tratta bene. Cambiamo con. Ah, giusto, mi ero dimenticato. Sin da qui, se voluto in qui, lavati. Tipo terra veleno, più forte di sempre. Fine. Eh sì, sto qua, mi aspettavo con le braccia calate. Ehi tu, come osi entrare? Sì, in effetti. Beh, sì, in effetti. Non ha tutti i torti. Coltellino svizzero. Avanti qui, lavati. Dai una dimostrazione pratica di quello che sai fare. Schifo. Neanche shottare un coltellino svizzero, sai. O forse no? Bravo. Bravo qui, lavati. Kermit, lacerazione. Ed è fortissimo. Che maleducazione. Vediamo cosa mi dice ora. Voglio essere lasciato in pace, fuori dai piedi. Mi scusi, ha ragione. In tutti, non era una battuta per me. Aveva veramente ragione. E qui? E questa che fa? Cameriera, una fetta di torta di ciliegie, prego. Ti sembra una cameriera? Neanche qui è totalmente torto, in realtà, eh. E questo qui? Le crociere sono così eleganti e piacevoli, tranne quando affondano. Guardo se riesco a sboccare 2 volte in 10 minuti, lasciami fare. Perché? Programma. Ma questo qui è un campo minato. Eh sì, è un campo minato. Io devo i Pokémon e tu? No. Sad moment. Fuori. Baracobald. Altro Pokémon che ho trovato ma che non vi ho fatto vedere. Perché se no farei un episodio solo dei Pokémon che ho trovato. Non è una cattiva idea, ve li faccio vedere uno a uno. Spyro, fin. Sul serio? Solo Baracobald c'avevi? Veramente scarso. Adesso vi farò vedere la grande potenza di Wartortle. Siamo in crociera attorno al mondo, veramente siete ancorati in un porto. Beh, questi Pokémon provengono da tutto il mondo, cioè tipo la Bamba viene dalla Colombia, un po' da lì, un po' dall'Afghanistan. Esatto, pistola acqua, cominciamo benissimo. Ok, vabbè, non l'ha shottato, però guardate quanta vita ha, guardate la vita che ha. 120, nessuno di quelli che ho ne ha 120. Non l'ho shottato. Ma ora. Sì. Cappellino rosso, bello. Hai sconfitto e umiliato. Veramente provengono dal percorso 1. Ma Gastano ha sempre ragione. È una legge inscindibile della fisica. Gastano ha sempre ragione. E ora si ritorna al buon vecchio Mr. Hankey. Che non cambierà mai. E tu? Sono un poliziotto, sono con le tracce di Tonio Cratò. Allora è davvero tornato? Temo di sì, figliolo. Figliolo. Ce ne vuole di coraggio per chiamarmi figliolo. L'ho sbagliato.
Tu abbiamo da fare fuori dai piedi. Ma non stai facendo un cazzo. Che profumino fa venire l'acqua di... No, pensavo dicesse una robaccia. Mega, mega buono nella cucina. Cosa fanno qua? Oddio, Gordon Ramsay, sei il mio idolo. Quel trito di manzo è più grasso di te, ciccione. Oh, scusi, chef. Parlava con me? Uffa, uff, sempre a sbucciare le cipolle, uffa. Ringrazia che non te ne infilo le cipolle. Baccastagna mentre stai sbucciando le cipolle. Baccaliegia, e però. Hai sentito parlare di Snorlax? Non fa altro che mangiare e dormire. Come te, ci... Perché capitano tutto a me? Tutti i giorni qui a pelare patate, che penitenza. Perché sei un idiota, cazzo. Non ha effettivamente tutti i torti, dai. Possiamo dargli ragione. E di qua, invece, di sotto, dove si va? No, che palle, altre... È come un ladro, mi tocca entrare qua. Qua, super pozione. Il mio amico Maccio che è fortissimo. E poi con quelle mutandine... no. No. Choc choc. Però, beh davvero. No, leggete voi, leggete voi. Io... È in gioco il mio orgoglio da marinaio. Beh. Vediamo cosa da mostrare. Poliswag. Polis, buon vecchio Poliswag che vi ho fatto già vedere. Livello 17, scarsino, veramente scarsino. Shell. Ah, già, Sheldon. È da un po' che non lo vedete più. Sheldon, scommetto che vuole il suo posto. Battuta di merda tratta da Big Bang Theory. Azione, via. Nel cassetto. Tenta, l'avete capita? L'avete capita? L'avete. Capita di obbligo. Con un nome così, altro che orgoglio, Beniamino. Di nuovo qui lavati, che si è rivelato essere forte invece, non scarsino come sempre. Ci sono marinai che si prendono a scazzottate, altri che lottano con i Pokémon. E tu sei uno di quelli che si spende a scazzottate, commetto. A scazzottate, commetto. Cioè io... No. Ho già perso l'onore. Puoi perdere anche la grammatica, no? Ma Sheldon è parecchio resistente, anche perché ha una volontà incrollabile per volere il suo posto. Non ho letto. Mi ero distratto un secondo. Capita. Sto diventando vecchio, lo sapete com'è. Ma altra stanza, altra persona... ci aspetta con le orecchie calate. Mi piacciono i tipi svegli come te. Ehi, giù le mani! Ok, anche un altro. Ma tutti uguali qua sono. E Spyro dovrebbe evolversi da un momento all'altro? Probabile. O forse tra qua... Ah, eh sì, un altro po' è. Un altro po'. Tutta la vita mi ha tolto. Ero al 58. Poliswag, vabbè qua ci provo, ci provo. Non garantisco... Wow. E adesso? Se... Se non sbaglio... Sei galosso. C'era anche nel primo, se non sbaglio. L'avevo visto così di l'avevo visto così colpo con cosa? Con cosa? Cavolo, sei forte. Ah, confuso. Per via di cosa confuso, scusate. Sì, vado avanti così ora, eh. Un altro. Vabbè, io ci provo, eh. Non è più confuso. Figlio di puttana. Andare avanti così però fa schifo, eh. Vai a fare un colpetto, super pozione, colpetto, super pozione. Mai una volta che mi vada per il verso giusto. Colpisciti. Oh, una volta che mi dà ragione il gioco. Quanta esperienza? Quasi un livello. Mi piacciono gli uomini, eh? E ho sempre sognato di essere rapito da... Io me ne vado, eh. Che brutta gentaglia. Ah, era una zona vuota qui. E ci sono venuto per niente. Beh, non proprio per niente. Ho trovato quel marinaio del... Oh, che bella avere la vita del bucaniere. Si canta e chianticchia così finché non gli sparo uno Sheldon super ricoso. Tentacool, Morse, Morse, ok. Sì, però dai, ditemi che non è. Non è non, ditemi che non è un Pokémon ideale, Tentacool così. Lo voglio. E ora? Plankton. Oh, il bombacchio, Plankton. Tipo acqua, scommetto. Esatto. Trasformazione, è diventato me. Ma... Ah, mi coppe tutto, mica mega le mosse, sto stronzetto. Beh, non è resistente come me, guardate.
Via. Beh, visto che ho guardato le forte. Su giù per mare, sì, ok. Di pirata? Ma che cazzo? Ah, Gastano non dice nulla, è rimasto stordito. Se sei rimasto stordito lui, allora vuol dire che è qualcosa di veramente terribile. Scappiamo. Mister Renki. Non so, allora, di che morte vuoi morire? Di questo. Ciao, parliamo un po'. Tutti i miei Pokémon da mare, sai? Lo so, puzzi di pesce. Ha fatto il sub senza la muta. Tentacool enesimo. Sì, sempre lo stesso il coso. Mega pugno, mega pugno, mega pugno. Che finché non perdo tirando mega pugno. Questo qua ci vuole più di un colpo per me, eh? Visto? Ritira. Ma ritirata e Sheldon sono due cose connesse. Nel senso che si ritira nella camera sua. Livello 3. Fango bomba. No, fango bomba la voglio. Sì, ha un, come dire, se avete capito. Perché fango bomba? Perché? Mister Renki, Merlamen, Dittoka, ma perché tutti i carb? Mette carb dappertutto su questo gioco, perché? Fanno schifo, beh, sì, in effetti. Non ce l'ho fatta, non ce l'hai fatta, no. Io ci provo, ma l'odore mi perseguita. E invece, vabbè, fango bomba non mi interessa, qui lavati. E guarda caso, qui lavati e il tizio che ho combattuto prima, sì, sì. Si collegano in qualche modo. Ti farò gettare a mare dei pirati se perdi. Non ci spererei molto. Nachos. Nachos, equilavati. No, non c'entrano nulla. Perché, peccato. Movimento sismico. Hai fatto un graffio? Sì, l'avevi fatto. È battuto da una pulce. Ci serve una pulce? Corpo di mille. Stereotipi da eliminare dalla vita. Spyro. Vortortle, guarda con che velocità e qui c'è Iperforza. Sempre controllare i cestini, fanno schifo ma controllateli. Io dico no, sì, sì, dobbiamo andare per forza su. Non siamo ancora affondati, sembra che il comandante sappia il fatto suo. Ottimismo, portami via di qua, se no, no, di qua si va dal capitano, quindi andiamo di qua. Dopo vi spiego, facciamo, esploriamo tutto. Il nostro capitano è un pesce spada. Cosa? È un pesce spada, insegna anche il taglio di Pokémon. Ah, non ho letto male io. Mi aspettava, Ehi, alma di mare, ma se siamo in porto? Allora, le risposte di Gastano bilanciano il nonsense del normalissimo gioco. Nachos, colpo basso a uno Spyro, non si fa. Anche perché è uno Spyro femmina, quindi hai sbagliato qualcosa. Wow, sì, è forte Spyro, davvero davvero forte. È stato il più sottovalutato, mi sono distratto. Scuse. Quante volte ho sentito il mi sono distratto. Ora Vortortle e si fa di nuovo il giro. Tu che fai? La festa è finita, la nave sta per tra poco, aiuto. Pulire in coperta l'abbraccio. Ma stai solo correndo. E tu pensavo di buttarmi dalla poppa della nave, ma quel tizio laggiù mi ha salvato. Ah, lo pensavi però. Che bel gesto. E qui. E sono stato a trovare mia madre. Era qualcosa di sì. Ma... ok, questa era bella. Questa era bella. Mi è piaciuta. E no. Guarda cosa ho pescato. Non me ne frega un cazzo. Ha pescato Patrick. Morso. No, non è così resistente un Patrick. O almeno non più. E qua, ma li ha pescati veramente. Wow, ma li ha pescati veramente. Livello 28. Mr. Grabby. Perché Mr. Grabby? Ma sono scarsissimi, dai. Sanpei, pescatore, grandi orecchie. Vediamo. No, leggiamo una festa. Nessuno si sta divertendo qui. Ma quanto è ottimista il gioco. Veramente, è proprio l'ottimismo di Ungaretti. E qua? Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Io sono giovane. Gastano è giovane. Se Gastano è giovane, lui quanti anni ha? 200? Pikachu e Mr. Renki sono due nemici per natura. Come Mr. Renki e Picciotto. Come Mr. Renki e altri Mr. Renki.
dannati Mister Hank, hanno rovinato il gioco. Bella lotta, sono ringiovanito. 15 anni fa avrei vinto. Io 15 anni fa. Io 15 anni fa ne avevo 100 di anni. Qui lavati per. Sì, ok, giusto. Mi ero un po' confuso. E qua non vuoi lottare, vero? Ah, sì, ho già visto un Pokémon trasportare la gente in acqua, cioè? Con tagli si possono battere piccoli alberi, però ricorda, tagli una solita tiri terra che non interessa a nessuno. No, dai, no, no. Cazzo. Non mi pare di averti visto la festa. Ma non è una cazzo di festa? Esatto. Cioè, qui ci vuole un plauso. La scimmia. È da un po' che non vedevo la scimmia. Davvero da un po'. Nemici per natura. Un rotafuoco. Ce la faccio? È resistentissima. Non farti far fuori. Non farti... Stop. E beh, 5. L'unico. Quando lo faccio io, me la fa 2 volte. Quando lo fanno loro, 5 volte. Schifosi. Tavoletta. Di che tipo è tavoletta? O io ci provo, Non è di tipo erba. Wow. È forte, Baci piano. No. Spyro. Spero che resista. I Pokémon sono fantastici. Perché io li ho allenati. Cosa preferisci, un Pokémon forte o uno raro? Un Caterpillar. Decisamente. Un Bulbasaur solito. Stavolta provo aereo a saldo e vediamo se ce la faccio. Eh sì che ce la faccio, fortissimo. E qua invece Togepi. Ah, è vero, l'avevo trovato. No, non l'avevo trovato. Sì, un uovo che si è rotto. È un Togepi prima che diventasse un Togepi, un uovo spaccato. Una rottura di scatola, letteralmente. Tanto di cappello. Preferisco quelli forti e rari. E vabbè, poi io vorrei una Lamborghini, ma non so i soldi. Che risposte sono? Ma è ovvio. E qui mio padre e io pensiamo che sia affascinante. Ma chi? Mio figlio parla a caso, poverino, forse ha guardato troppo colorato. Ve l'avevo detto nello scorso episodio, ve l'avevo detto, ma nessuno mi ha dato ascolto. Il capitano era molto pallido, sembrava malato. E qua? Sembra che molti soffrano mal di mare, ma siamo in un porto, come ho appena detto. Ecco, qui abbiamo esplorato tutto, quindi andiamo dal capitano. No. Ciao Gastano, credo di aver scoperto qualcosa di interessante. Tonio Cartone è un altro piano malvagio. Sì, Pierda, questo lo sapevamo già dall'inizio. Oh, beh, allora combattiamo. Così, a caso. Ho scoperto questo, ma lo sapevo già. Ah, ok, combattiamo. Picciotto. Ah, già non ve l'ho fatto vedere, Picciotto. Ho catturato anche lui. Adesso non ditemi che non è forte Wartortle. Guarda, guarda, con quanti colpi l'ho fatto fuori. Così. Tacco Malfoy, perché? Davvero, perché? Io mi licenzio. Perché un Dashok Tacco Malfoy, scusa? Che c'entra con il taco? Ah, non posso cambiare Pokémon, peccato. Morse, ce la faccio? Avevo un Pikachu, non sarà un problema per Wartortle. Forse? Decisamente. Cazzo. Statico. Ah, ha imparato anche schianto. Ce n'è messo di tempo per impararlo, eh? È già finito. Me lo aspettavo. Livello 29. Niente. Qui lava. Allora ce l'hai anche tu. Ce l'hai anche tu, stronzetto. Pensavo di essere l'unico. Avete visto quanto poco mi toglie? Sciotta lo sciotta. Ma se non fossi paralizzato come un disabile, ce la farei. E ce l'ho fatto lo stesso. Hai sconfitto, eh? Uffa. Pikachu. Intanto dovresti fare Pikachu. Dovresti fare un po' di moto. Senso, la moto. Basta. Il capitano di questa nave odia Paolo Ruffini. Vai a trovarlo, la sua cabina è qua sopra. Io andrò a non cambiarmi i vestiti. Interessante, ci vediamo mai più. Mister Enki, qui lavati se non sbaglio. E tu che fai? Come ha potuto fare 2 film? Capitano, vi sente bene? Sblear. Il capitano vomita sonoramente. Quell'idiota di Paolo Ruffini, non riesco a credere che abbia fatto ben 2 film. Guardandoli non sono riuscito a tenere il vomito. È inconcepibile, già è penoso come conduttore, figuriamoci come regista. Bravo, mi piace, a cotte. Diretto.
taglia quel cazzo di Pikachu e vai a fare il culo a quel pirla di rupini. Non avrei dovuto già. È appena quello che si merita. E qui c'è una recensione di Fuga di Cervelli. Il capitano sta leggendo questo. Una recensione. Tipo, via, 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 prima che la nave affondi. No, voglio vedere l'animazione della nave che affonda ora. Se sempre ci sarà. Dai, affonda. Come non affonda? Come non affonda? Ma gioco, mi hai deluso. E ora mi tocca andarmene. Dimmi che è affondata. La nave è deco... C'è quel quadro che non cosa. La nave è decollata. E tu? Il Titanic... Sì, sembra lo stesso. No. Non farò anche questa palestra. Perché? Perché sennò sarebbe un episodio troppo lungo e quindi mi fermerò qui. In mezzo a... No. In mezzo a questo spiazzo di terra che rappresenta la nave che ha appena affondato. Che cazzo c'entra quello che ho, vabbè, quello che ho appena detto c'entra con la logica di Ash Pirla. Comunque, spero vi sia piaciuto il video e continuate a seguire questa e tutte le altre serie. Ciao a tutti!